Consorzio Produttori Patate Associati è una realtà cooperativa della Regione Calabria che ha 80 produttori che producono circa 200.000 di quintali di prodotto all'anno. Questa produzione da oltre 12 anni viene valorizzata come patata della Sila IGP. Patata della Sila IGP che nel corso di questi ultimi anni ha avuto un grande sviluppo commerciale. Oggi è possibile trovarla praticamente in quasi tutti i banchi della grande distribuzione organizzata. Ad oggi il consorzio è impegnato, oltre che nella valorizzazione della patata della Sila IGP, anche con altri, nella valorizzazione di altri prodotti, di altre produzioni, come ad esempio la patata dolce, sempre prodotta in Calabria, ma nelle zone calde. E quindi il processo è quello di allargare, oltre alle patate, anche ad altre produzioni per rendere l'organizzazione sempre più ampia e sempre più solida. Essere a Fruit Logistica oggi è per noi un motivo sicuramente di orgoglio, ma è sicuramente un momento strategico per i nostri percorsi commerciali. A Fruit Logistica, essendo un palcoscenico, una vetrina estremamente importante, sono presenti praticamente tutti i buyer della grande distribuzione, sia nazionale che internazionale. È sicuramente un ottimo momento per incontrare tutti i nostri clienti e quindi fare un po' di pubbliche relazioni e ragionare sui progetti futuri, ma è sicuramente un momento importantissimo per trovare nuove opportunità commerciali, ripeto, sia per il comparto nazionale ma soprattutto per l'estero. Sul fronte del mercato nazionale, che è il principale mercato per la nostra organizzazione, circa il 70% del fatturato viene sviluppato attraverso il canale della GDO, il resto viene invece gestito attraverso il canale dell'industria di trasformazione e attraverso anche il canale del mercato tradizionale. Quello che notiamo è sicuramente un trend sempre incrementale verso la quota destinata alla grande distribuzione organizzata, complice probabilmente anche il grande sforzo promozionale che abbiamo realizzato negli ultimi anni e che ha ampliato notevolmente la notorietà presso il consumatore finale della patata della Sila IGP. Quindi questo probabilmente incide su una richiesta sempre maggiore da parte della GDO di prodotto, che quindi diventa il canale sempre più assorbente.